Bentornati sul mio canale. Sì, lo so ragazzi, è un po' che non mi faccio vedere, ma purtroppo sono stato impegnato, come al solito, con gli esami in facoltà. Spero di ritornare appunto dai prossimi giorni più attivo sul canale. Il video di oggi è abbastanza semplice, vi faccio vedere appunto gli acquisti magici che ho appunto fatto nel mese di febbraio. Ci tengo particolarmente a questi acquisti perché non sono solo mazzi di carte, infatti vedrete nel corso del video. Ma non mi dilungo oltre, spero che il video vi piaccia, se è così appunto vi invito a lasciare un like e a commentare magari per se volete chiedermi qualcosa o se volete appunto informazioni maggiori. Non dimenticatevi però di attivare la campanella per ricevere in anteprima tutte le novità appunto inerenti alla magia che tratterò sul mio canale. Spostiamoci adesso insieme alla scrivania. Eccoci ragazzi alla postazione solita a cui siete abituati, con però in questo caso un ospite inatteso, scommetto da molti di voi. Ed è proprio questa la più grossa novità, il più grosso acquisto che ho fatto appunto per il mio canale, per poi tutta l'attività appunto di cartomagia e di magia che ho intenzione di portare avanti. Eh sì raga, un tappetino nuovo mi ci voleva proprio, il vecchio e povero tappetino verde che aveva tipo 7 anni è andato in pensione, ovviamente non l'ho buttato via e ha lasciato spazio appunto a questo piccolo gioiellino. A me piace davvero un casino. Vi lascio il link in descrizione del sito da dove l'ho comprato. È un tappetino, come vedete, con pelle nera sotto, rigido, non molle come appunto, non pieghevole come quello che avevo prima, e di velluto rosso sopra, molto molto bello al tatto e decisamente superiore da un punto di vista qualitativo. Vedete anche di spessore, ora non ce l'ho portata in mano quello verde, ma già dallo spessore vi garantisco che questo è tipo il doppio e capite già che avete una superficie d'appoggio migliore e più stabile per i vostri giochi. In più questo è anche più grande, quello verde, fate conto era tipo un centimetro in meno sia in larghezza che in lunghezza. Il materiale poi con cui è fatto è veramente di ottima qualità e secondo me sono una valida alternativa a questi tappetini ai costosissimi di Dan & Dave. Non potevo spendere appunto così tanto e allora ho optato per questo, che non è comunque economico perché costa circa 75-80 euro tra spese di spedizione e tutto, però appunto ne valeva la pena. Sempre sul sito dove ho acquistato il tappetino ho acquistato anche delle monete. Sono delle monete normalissime, o per meglio dire, per noi non sono normalissime, sono 4 monete moneta magia. Per la moneta magia appunto sono mezzi dollari americani che ho preso perché appunto volevo cimentarmi in questa nuova disciplina. Tralasciando un attimo il settore monete e tappetino, concentriamoci adesso sugli ultimi acquisti che ho fatto, ovviamente sempre da Mary Costumi, sempre lui, sempre con le offerte migliori. E ragazzi, ho preso soprattutto mazzi di carte, ma non solo questa volta. E vorrei proprio iniziare da quello che non è un mazzo di carte, ma che è una cosa molto utile che ho qui con me, e cioè un libro, La strada maestra alla cartomagia, che è appunto un libro storico in pratica, perché c'è da tanti anni in commercio e a mio avviso appunto è un'alternativa molto valida e più economica del Card College di Roberto Giobbi. Sono due cose diciamo un pochino diverse, questo è un po' più datato, però per quello appunto che volevo fare io e per le mie possibilità, insomma, avevo bisogno di qualcosa un pochino più economico del Card College che mi riempisse alcune lacune che purtroppo ho da un punto di vista tecnico sulle cose diciamo di base fino a livello intermedio. E questo è perfetto perché è praticamente un libro che va dall'overhand shuffle, quindi il miscuglio nel cavo della mano, fino praticamente ai preordinamenti del mazzo e gli scambi di carte, cioè le pelature appunto dalla cima e dal fondo del mazzo, con in allegato appunto 76, se non sbaglio, sì, 76 giochi che voi potete utilizzare per sia come spunto sia come giochi appunto da fare così come sono e come vi vengono spiegati. Molto valido
e penso che lo studierò al più presto. Passiamo ora ai mazzi di carte. Che cosa ho comprato questa volta? C'era un'altra offerta strepitosa. Io ringrazio Amerio che ha avuto il pensiero sia di regalarmi un bellissimo mazzo di Antler in omaggio di Dan & Dave, la tobacco, si chiama Tobacco Brown, tipo, sì, cioè l'edizione appunto più rara del mazzo di Dan & Dave, molto bello questo mazzo qua. E poi ovviamente per i ringraziamenti che mi ha fatto su questo biglietto da visita. Passiamo ora, non troppo lentamente, agli altri mazzi di carte che qua forse vedete dall'inquadratura. Qua giù abbiamo un bel brick di carte che potete già vedere, no? Dall'immagine di che brick si tratta. Sono infatti 12 mazzi di Tally-Ho Fun Back. Eh sì, avevo bisogno appunto di rimpolpare un po' la mia collezione di mazzi standard. Qua abbiamo ovviamente anche la colorazione rossa. E ho scelto le Tally-Ho appunto perché comunque sia sono fra i mazzi standard che preferisco, sia per allenamento, sia ovviamente per Street Magic, Cardist, tutto quello che volete. Poi, oltre alle Tally-Ho, ho preso ovviamente dei mazzi speciali. Questo acquisto ho preso, se non sbaglio, sì, tutti i mazzi Theory 11 a parte appunto i Tally-Ho. Perché qua abbiamo un Monarchs color rosso, molto molto bello, Monarchs rosso, Citizen, sempre tutto Theory 11, molto molto bello anche questo mazzo. Proseguiamo con un bel Contraband, poi ovviamente pian piano li aprirò e magari vi porterò qualche recensione se siete interessati. Contraband, bellissimo questo mazzo, veramente veramente bello. Ecco, questo è un mazzo che volevo da tempo, si è attaccato a quelli sotto ed è il Rarebit Gold Edition, cioè l'edizione limitata che appunto cercavo da tempo ed è, cioè, non bellissimo di più, un gold foil da paura che appunto poi magari vi farò vedere. Come ultimi mazzi ho preso altri due semi standard, mi piace definirli così perché non sono proprio standard. Sono gli Aristocrat, molto molto belli e sono curioso appunto di provarli perché non li ho mai provati. Bene raga, però appunto volevo chiudere il video in bellezza con delle clip che appunto ho realizzato con cui vi mostro più da vicino il nuovo arrivato appunto sul canale. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e niente, godetevi le clip. Ciao!